Allora, io lavoro da più di un anno e mezzo nell'ospedale Humanitas Gavazzeni. Sono specializzata in oncologia, quindi lavoro nel reparto e nel day hospital oncologico, ma negli ultimi 2 mesi ovviamente ho prestato servizio nell'ambito dell'emergenza nel reparto internistico, sia nella medicina interna, sia saltuariamente anche nel reparto di terapia sottintensiva. Ho fatto le guardie notturne, insomma, si è cercato di aiutare laddove c'era bisogno, perché comunque la nostra struttura è una delle strutture che aveva dei posti di terapia intensiva disponibili su Bergamo. Per quanto la mia disciplina sia equipollente con la medicina interna, non era la mia principale attività la guardia internistica. L'intervento principale nei pazienti affetti da Covid era sempre l'ossigenoterapia, il supporto respiratorio. In alcuni casi c'era bisogno del ventilatore, nei casi più severi c'è stato bisogno dell'intervento dell'anestesista e quindi del passaggio in terapia intensiva. La terapia non è identica per tutti. Ecco. Alla fine di febbraio noi siamo stati al centro di una ristrutturazione di tutto l'ospedale. Si sono di fatto riorganizzati proprio sia il pronto soccorso sia i reparti. È cambiata proprio la fisionomia dell'ospedale rispetto a quello che era la normalità, no? Ora, a me non è mai stato fatto il tampone perché io sono sempre rimasta sintomatica ad oggi. L'indicazione anche dalle disposizioni regionali era di fare il tampone ai sintomatici. Il personale sintomatico è stato tutto sottoposto a tampone e quando positivo è rimasto a casa in quarantena fino a negativizzazione di 2 tamponi successivi. Quelle che sono state le disposizioni poi non solo della singola struttura ma date a tutti. Noi abbiamo avuto il triage sotto col monitoraggio dei sintomi, posto che cioè, se uno si sentiva male già a casa o aveva la lineetta di febbre a casa, di non presentarsi assolutamente in struttura. Se ci si sentiva male, se ci si sente male durante il turno lavorativo, c'è cioè un ambulatorio preposto o si fa riferimento al medico di guardia. Effettuare il tampone se i sintomi sono compatibili ovviamente. C'è stata la necessità del ricorso all'esercito per spostare le sale. Non è capitato a me dall'ospedale, nel senso che io poi certifico dal punto di vista medico, certifico il decesso alla camera mortuaria. Io chiamavo a casa io parenti e poi disponevo per il trasporto della salma che viene fatto per questioni di sanità pubblica, passa più. Questa è l'indicazione medica. Quella credo che sia stata la parte più difficile della mia attività in questi 2 mesi. Purtroppo anche chi ti rispondeva a casa era ben consapevole che non poteva muoversi da casa e venire. Una delle prime notti mi è capitato anche di avere 5 decessi. Siete pronti eventualmente a una seconda ondata? Allora, da un punto di vista strutturale si può anche essere pronti, da un punto di vista emotivo non lo so, perché comunque anche se le strutture possono essere in grado da un punto di vista dei posti letto, delle terapie intensive o di strutture anche esterne. Ovviamente il peso di una seconda ondata di questo tipo penso sarebbe allarmante comunque, non solo per le istituzioni, ma anche per noi che ci lavoriamo dentro.